La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere. E questo è Timeline. Benvenute e benvenuti a Timeline. Oggi iniziamo così con la libertà di Giorgio Gaber. Perché? Perché la puntata di oggi è interamente dedicata al signor G, ma c'è un motivo speciale, davvero un motivo bellissimo, perché c'è un docufilm che è interamente dedicato a Giorgio Gaber, scritto e diretto dal nostro prossimo ospite. Sono davvero onorato e felice di dare il benvenuto per la prima volta a Timeline a Riccardo Milani. E ti accolgo con la libertà. Grazie. Grazie Riccardo. Grazie a te. Grazie, grazie mille. Accomodati, grazie, pure. Grazie. Allora, io te l'ho già detto, mi fai un grande regalo essere qua, lo sai? Perché? Che te ci conosciamo, però sì, sono un tuo grande estimatore, quindi insomma... Grazie, che bello, grazie. Davvero grazie, grazie mille. Mille. Grazie. Sei qui per un motivo speciale. Sì. Partirei da questo, che è proprio la locandina, Io, Noi e Gaber, che è il docufilm scritto e diretto proprio da te. Mi sono segnato tutte le informazioni. Oggi verrà presentato, oggi domenica verrà presentato la Festa del Cinema di Roma. Insomma, io ci sarò e non vedo l'ora, te lo dico. È promosso dalla Fondazione Gaber, prodotto da Atomic, in coproduzione con Rai Documentari e Luce Cinecittà, distribuito da Lucky Red. Ma lo dico al pubblico, adesso vedremo il trailer. Voi potrete vederlo nelle sale il 6, 7, 8 novembre, segnate sui vostri taccuini, tablet, telefoni, eccetera. E le prevendite sono già disponibili su ionoiagaberalcinema.it. Insomma, tutto pronto. Vogliamo vedere partire Riccardo dal trailer che tu ci hai portato? D'accordo, d'accordo. Devo dirti che io l'ho visto in anteprima e mi sono molto emozionato, perché è bellissimo. E quindi grazie, partiamo da questo filmato. Grazie. Come vi chiamate? Giorgio Gaber. Che cosa facevate? Cantavo. La libertà non è star sopra un albero. Penso che Gaber cambi la vita a chiunque lo ascolti, no? Sicuramente a me Gaber mi ha insegnato a essere più interprete, quindi a cantare le parole. Libertà è partecipazione. Ma per fortuna che c'è Riccardo che da solo... L'ho avvicinato e gli ho detto: se vieni ti farò un contratto per la Ricordi. Però non è venuto lui. E gli ho detto: ma perché non sei venuto? Dice: perché pensavo fosse uno scherzo. Benvenuto luogo dove... La vera trasgressione è la fedeltà. Dove tutta ironia. Mi mancano molto le risate. Io ho la fortuna di avere veramente milioni di ore di filmati, di foto. Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Destra e sinistra, una presa per il culo formidabile. E ti veniva voglia di aggiungercene, no? No, non fa male, credere, fa molto male. Credere male. E poi a un certo punto, sbam! Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. E mi chiedo oggi cosa avrebbe potuto scrivere, dire, cantare. Questo bel paese pieno di... Era un uomo libero, ma senza retorica. Quanto dovesse essere anche difficile per lui essere così libero. Io mi chiamo G. Sei tu che non hai capito, mi chiamo G anch'io. Buonanotte. Vedevo Riccardo che lo guardavi con attenzione, sì, il trailer. Ma sì, perché è un personaggio che mi ha un po' segnato la vita. Le cose che ha detto, le cose che ha fatto sono rimaste un po' sempre, anche adesso. E a rivederlo e a riascoltarlo ogni volta mi fa effetto, perché è un po' una lezione di vita, di stile, di tante cose. Ecco, mi ha colpito una tua dichiarazione, no? Quando tu hai detto che appunto Gaber è stato importante per te, ma anche per ognuno di noi, no? Ecco, cosa ha significato per te scrivere e dirigere questo film? Per te che fin da piccolo, no? Tu dici Gaber ha segnato la mia esistenza fin da piccolo, no? Sì, 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 è vero. In maniera poi diversa, nel senso che quando ero piccolo c'era il Gaber divertente, quello allegro che cantava le canzoni molto leggere, che però ti tenevano compagnia, no? E quei ritornelli, quei motivetti che però rimanevano in testa. E dopo invece negli anni è diventato un'altra cosa, è diventata una persona che mi ha aiutato ad avere uno sguardo sul mondo, sulle cose della vita, insomma, ecco. E più in là, poi anche adesso, a distanza di tanti anni,
Una cosa che apprezzo e che mi rimane dentro, che penso che sia una necessità adesso per tutti noi, è quella di avere quei valori lì, cioè il coraggio, la lucidità, l'onestà intellettuale, la rabbia, la capacità di indignarsi, tutte cose un po' necessarie, insomma. E secondo te manca, cioè questi valori mancano oggi, o meglio, serve ancora oggi Giorgio Gaber? Ma intanto lui è stato tante cose, lui è stato un grande musicista, un grande cantante, un grande uomo di teatro, quindi anche un attore, no? E poi un uomo... Teatro canzone, un uomo che ha inventato un genere. Gaber adesso è necessario per tutte queste cose, perché ci manca questa persona qui, capace di fare tutte queste cose a un livello altissimo, con una qualità eccelsa sempre, però con la capacità di essere anche popolare, che è una qualità che io apprezzo sempre, che in qualche modo nel mio piccolo cerco di fare anche un po' nel mio lavoro, cioè di dare qualità, però anche una visione popolare alle cose che faccio. Di fronte a me, lo ricordo, abbiamo un campione di incassi, cito alcuni titoli: Benvenuto Presidente, Come un gatto in tangenziale. Tra l'altro il nostro staff tecnico, quando elencavo i tuoi titoli, erano esaltati, perché insomma tutti hanno amato i tuoi film, scusate se esisto, ma cosa ci dice il cervello, insomma, titoli, insomma, come dici tu, nazional popolari, ma che ci aiutano a riflettere, no? Beh, sì, dare la possibilità di guardare il mondo, ecco, di non nasconderci i problemi, le questioni aperte, no? Ecco, e lui ne ha avute tante di attenzioni per le questioni del nostro paese, anche di noi esseri umani, di noi italiani. Ecco, la canzone del trailer, no? Io non mi sento italiano, è significativa per questo, no? Perché lui si sentiva italiano, si sentiva appartenere a questo paese, si sentiva di esserci legato in qualche modo, no? di raccontarlo, ecco, di raccontarlo anche con una canzone. Però con una canzone poi ti diceva delle cose importanti, insomma. Ecco, anche questa è stata, quando parlo di necessario, lo uso, è un termine che uso poche volte nel mondo così del cinema, del teatro. No, per il signor G è giustificato. Secondo me per il signor G è pienamente giustificato, sì. Tra l'altro hai citato una canzone, insomma, bellissima, no? Quando lui dice, insomma, che per fortuna purtroppo è italiano, no? Sì. Che significato ha oggi, secondo te, questa canzone? Che è assolutamente attuale, no? Sì, noi spesso siamo portati a parlare male del nostro paese, no? Una cosa un po' nostra che ci appartiene, non si sa perché, insomma, ecco. E un conto, ecco, è avere la lucidità di sguardo che ha avuto lui, cioè quella di capire i difetti, no? E però cercare in qualche modo di smussarli. Un conto è parlarci male addosso, come spesso facciamo, e poi non fare altro. Ecco, lui invece dava una possibilità, dava uno sguardo che andava oltre, la possibilità di cambiare. Ecco. E Gaber ha cambiato le cose, perché ha creato un pubblico che in quel momento lì ha avuto un'attenzione per il sociale che probabilmente non si è mai più ripetuta nel corso dei decenni che sono seguiti. È un uomo che anche ha avuto il coraggio di spaccare, di dividere, anche di abbandonare il successo facile. Un grande coraggio. L'ha fatto più volte nella vita, l'ha fatto perché era un conduttore televisivo di grandissima popolarità, ha rinunciato a quel mestiere lì per fare altro. Poi a un certo punto col teatro canzone ha conquistato un pubblico, e quel pubblico lì a un certo punto l'ha abbandonato, cioè l'ha attaccato. Ha avuto il coraggio di dire le cose come stavano, no? Quando cantava Quando è moda è moda, oppure L'allevamento. Insomma, quel coraggio lì è una cosa che ci manca molto. Sì. Ecco, sono curioso di una cosa, allora, no, ascoltandoti. In che modo ti sei mosso per restituire tutto questo al pubblico che vedrà questo docufilm? Cioè, che approccio e che metodo di lavoro hai seguito? Perché tra l'altro mi sono segnato i grandi nomi che partecipano al docufilm, no? Ne cito alcuni. Abbiamo visto Gianni Morandi, Giovanotti, Bisio, Bersani, Lorenzo Roberto Luporini, Sandro Luporini, insomma, Mollica, Mogol, insomma. Ivano Fossati, esatto. Sì, sì, come ti sei mosso per provare a restituire tutto questo che ci siamo detti in questo docufilm? Ma intanto ti guida l'affetto quando fai cose così, l'affetto e la riconoscenza per persone come Gaber. E quindi anche ricostruire un po' la storia da tutti i punti di vista, anche generazionali. Sono ragazzi come Centorame, poi c'è Lorenzo Giovanotti, poi c'è Gianni Morandi, no? E quindi anche un periodo della nostra storia, perché Gaber ha caratterizzato decenni importanti della nostra tantissimo storia. Non c'è nessuna strategia, nessuna particolare tecnica, c'è l'affetto che ti guida per dire grazie a una persona così. Il tentativo è stato quello di raccogliere delle verità, delle confessioni, insomma, delle cose che non sempre vengono fuori, anche tra colleghi. Ecco,
Bello quando dici che è per raccogliere delle verità, no? Sì. È una frase molto anche potente. Beh, la verità è potente quando sì. la si rincorre. Quando è autentica. Mogol dice una cosa bellissima, dice che bisogna avere coraggio per perseguire la verità. E ha ragione, è vero. Cioè, la verità a volte costa anche impopolarità, costa anche... E lui ha avuto anche questo coraggio qua. Di essere... Era libero senza retorica, non mi ricordo chi lo dice nel trailer. Molto Fossati insiste molto su questo concetto. Era libero senza retorica. Senza retorica, ma anche sottolineando la fatica che può certo. aver fatto a essere così libero. Voglio affrontare con te un altro aspetto, no? Perché tu hai citato anche la componente generazionale, no? di questo docufilm. Devi sapere, Riccardo, che sui social Giorgio Gaber è ancora molto amato, amatissimo. Ce lo confermano dei numeri record, no? Per esempio ci sono le pagine della Fondazione Gaber che continuano a ricordare Signor G, no? Mostro per esempio soltanto, che ne so, Facebook, dove ci sono oltre, guardate, 300.000 follower, eppure TikTok, il social quello dei giovanissimi, per capirci. Sì. Ti mostro questo dato che è veramente curioso. Giorgio Gaber ha milioni di visualizzazioni, quasi 8 milioni. Ecco, visto che lui in una delle sue, una sua canzone famosissima, no? È quando dice che la mia generazione ha perso, no? E lui più volte parla anche degli adulti, parla dei giovani. Ecco, ai giovani di oggi, cosa ti senti di dire del Signor G? Perché insomma è anche il nostro compito quello di coinvolgere i giovani, sì, no? Sì, è vero. Perché guarda, dobbiamo trasferire anche a loro. Timeline è un programma molto social, molto seguito dai ragazzi. Cosa devono sapere, secondo te, assolutamente del Signor G? Perché lui parlava molto dei giovani, no? Lui parlava del nostro paese e quindi anche dei giovani del nostro paese. E lui diceva semplicemente questo, ma lo diceva senza voler fare lezioni particolari, semplicemente col suo esempio. Lui guardava, alzava la testa e guardava, e si guardava intorno. Quella è una capacità che nessuno, giovane o vecchio che sia, deve mai abbandonare. Si è uomini, si è esseri umani completi, secondo me, se si ha questa capacità. Di guardare le cose del mondo e... Quello che fai tu, parentesi. Lo dico io. Grazie. Quindi questo, cioè avere anche l'istinto per rivolgersi alle persone, anche giovanissime, con delle cose semplici però, che però arrivano, che sono necessarie per vivere la vita quotidiana che facciamo tutti i giorni. Assolutamente. E arrivando invece a Riccardo Milani, regista, insomma, non solo di questo docufilm bellissimo, ma insomma in generale, no? E, come dicevo prima, tutto lo studio era molto affascinato dai tuoi lavori, no? Ne cito uno, Come un gatto in tangenziale, in cui fai veramente la fotografia della nostra società, no? E tu lo fai sempre un po' in tutti i film, in modo diverso, con chiavi sempre diverse, ma lo fai sempre. Cosa ti affascina proprio del contemporaneo? Cioè, perché ti piace proprio raccontare la contemporaneità, tanto in un doppio binario? Cioè, fai ridere, ma fai anche riflettere. Cioè, cosa ti piace di più? Lo fai anche in Grazie ai ragazzi, no? Sì, 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 è cosa ti affascina di più di questo racconto del nostro contemporaneo, della nostra società? Ma a me, diciamo, piace molto il mio paese. Che bello. Piacciono molto le persone che vivono in questo paese. Penso che tutti quanti noi abbiamo la possibilità di vivere in un paese meraviglioso che può essere, può diventare anche meglio di quello che è, no? Quindi purtroppo la comunità, fortuna. Il senso della comunità. Cioè, se una fissazione tra le tante, insomma, così, che possa avere nel mio paese... è quella di non perdere mai il senso della comunità, che sento un pochino sfilacciarsi. Ecco, quello è una cosa a cui prestare attenzione, a cui tutti, dai ragazzi in su, devono prestare attenzione, perché è la nostra base, si deve vivere normalmente. Non è una questione di ideologie, di destra, sinistra, di no, appartenere a qualcosa. È una questione di vivere la nostra vita in maniera civile, e quello attraversa tutto. La nostra vita è fatta di questo, di comunità. Ecco, il senso della comunità è una cosa che mi guida spesso per fare film. Il senso della comunità, che è bellissimo. Che non, anche perché sto intendendo una cosa, che non c'è un uno. Siamo tutti, no? Siamo tutti parte di un tutto. Siamo tutti uniti. Siamo persone che devono rispettare delle regole. La libertà, di cui ha parlato in maniera eccelsa Gaber, è un bene prezioso, che vuol dire però anche partecipare, vuol dire anche esserci, vuol dire anche avere interesse e responsabilità e regole da seguire. Certo. Allora, oggi alla Festa del Cinema di Roma ci sarà appunto la proiezione speciale per la prima volta di questo docufilm. Ti posso chiedere con che emozione ti presenterai, con che approccio arriverai su quel red carpet che ti aspetta? Ma no, la responsabilità è quello che dicevo prima, il senso di riconoscenza per un uomo così. E ne abbiamo avuti diversi, speciali come lui nel suo specifico, che è stata la canzone, forse nessuno. E io penso che vada detto grazie a Gaber.
E forse il tuo lavoro è il modo migliore per dire grazie, no? Speriamo di sì, speriamo no, di sì. No, assolutamente. C'è qualcosa che manca, che non abbiamo ancora detto oggi in questa puntata, che vuoi che arrivi al pubblico su Giorgio Gaber? Qualche elemento che non abbiamo toccato, qualche aspetto in particolare? No, ma il grande cantante, cioè questo giocare con la voce, è una cosa che ti affascina, perché lui sussurrava e urlava, no? E l'urlo finale che spesso, no, caratterizzava le sue esibizioni, il finale delle sue esibizioni. Aveva qualcosa dentro, una passione dentro. Ecco, la passione è un altro dei valori importanti che Gaber, senza nessuna volontà di insegnare nulla, certo, a nessuno, però ha trasmesso. Ecco, la passione per il lavoro. Tra l'altro, Dalia Gabrisic citava il fatto che ci sono milioni di ore di girato, no? E dice, sì, non ho più papà, però mi consola il fatto che ho milioni di ore di girato. Ecco, mi immagino per te la fatica nel selezionare, no? Quello non sarà stato facile, selezionare i momenti più importanti anche per te, no? No, è vero, c'è stato un lavoro importante di chi l'ha fatto con me, che è stato il montatore Francesco Renda, a cui devo tanto, insomma, e abbiamo lavorato insieme anche alla ricerca e alla selezione di materiali, che sono stati tantissimi, che sono tantissimi, che sono un patrimonio, ecco. E la Fondazione ha fatto questo negli anni, una cosa che devo dire, a cui devo tanto, anche perché la Fondazione ci è stata sempre vicina in questo percorso, aver conservato il materiale. Ecco, la memoria è un altro di quei valori. La memoria, assolutamente. E devo dire che, Riccardo, tu hai detto che questo è stato il tuo modo per dire grazie, no, a Giorgio Gaber. Ecco, devo dirti che noi diciamo grazie a te, perché ci restituisci un po' del signor G. Quindi, insomma, appuntamento imperdibile. Quindi ricordo, ecco, quella locandina, che oggi alla Festa del Cinema c'è appunto la proiezione speciale, ma come vedete nella locandina 6, 7, 8 novembre tutti al cinema. Potete prenotare la prevendita su ionoiegaberalcinema.it. Grazie Riccardo Milani, un grande onore. Tra l'altro voglio dire una cosa, che ma cosa ci dice il cervello? C'è un personaggio che si chiama Marco Carrara, questa è l'opera Zampino sua di Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi, sì. Per me questo è un altro grande regalo che conservo nel mio armadietto. Bellissimo. Grazie Riccardo Milani. Grazie mille. Tutti grazie al cinema, tutti al cinema, assolutamente. Evento imperdibile. Grazie ancora. Grazie. Timeline torna domenica prossima. Grazie ancora. Grazie. Grazie.